This is the story of poison and decline, of criminal affairs and corrupted politicians. This is the story of a raped land, a story of death, black smoke and stinging throats. It's the story of brave mothers and of a frontier priest. The story of men that never surrender, even when everyone else thinks they're crazy. And of a journalist that names names. This is the story of doctors pleading with the government, and of a government that keeps the evidence of a disaster hidden. 3.000 commissioni ecomafie, 3.000 fogli, 3.000 missioni. Tutto era noto a tutti. E tutto era stato detto a tutti. Io mi domando ancora adesso, e perché c'è stato messo il segreto di Stato? Cosa bisognava nascondere? Niente. Questa montagna di carta falsa nasconde ancora adesso montagne di rifiuti. Noi non siamo degli scienziati, noi siamo degli attivisti, dei volontari. Noi non siamo dei medici. Noi non diamo risposte, noi vogliamo risposte. La verità è questa, che stanno alcuni territori che devono essere ormai cementificati, tutto intorno deve essere svuotato e questi territori saranno così come il deserto, cioè chiusi, perché non puoi bonificare. Cioè non puoi scendere per 40 metri sotto e togli tutti i rifiuti, è impossibile. Noi vi chiediamo perché voi dovete darci delle risposte. E guarda che per l'ennesima volta ci stanno massacrando e stanno violentando la nostra vita e questa terra, perché continuano a non dire la verità. Ipotizzando che ci sia sta roba sotto, nel 2064 le zone intorno a questi invasi che hanno accolto questa tipologia di rifiuti saranno praticamente delle zone desertiche, dove praticamente tutto sarà inquinato, le falde saranno inquinate, le persone che hanno negli anni non sapevano, hanno diciamo, assunto queste sostanze, moriranno. Cioè questa è la verità purtroppo, una verità drammatica. Questa qui è una crisi sistemica, è una crisi di sistema. Non dicono la verità perché bisognerebbe mettere in discussione l'intero sistema. Quindi l'intero sistema finanziario, economico ed industriale. Questa è la verità. In southern Italy, between the provinces of Naples and Caserta, the environmental damage has occurred in the form of waste. Not simple waste, but special industrial waste. This is a complex story which links organized crime, industries, and politics. The story begins with toxic waste left in the countryside and burned day and night. That place is called the Land of Fires. Qui siamo ad Orta di Atella, in piena Terra dei Fuochi. Questo luogo qui è diventato un luogo dove sistematicamente vengono incendiati, appiccati roghi. Questa collinetta qui è tutto combusto, cioè quindi pensa un po', per arrivare per esempio a questa cubatura, diciamo più o meno di combusto, qua sono state incendiate tonnellate e tonnellate di rifiuti tossici, di rifiuti industriali. Là è incendiato, l'ha incendiato, quello è un campo di grano, quindi voglio, questo è un altro campo che devono seminare patate. Quando queste sostanze vengono incendiate, cioè gli elementi inquinanti restano nel combusto. Quindi le piogge filtrano nel combusto, filtrano nel terreno e col tempo possono arrivare alla falda acquifera. Campania is a grazing land, a paradise for agriculture. Ancient Romans called it Campania Felix, the happy land. Because in a few square kilometers, this region combined prosperity and a mild climate, sea and volcanic soils. It was one of the world's most beautiful and fertile places. Now, it's only a poisoned, sick land which remains,
This is the story of the biggest mass poisoning ever known in the history of the Western world. Ecco, qua troviamo Collanti. Se ti voti, lattine voti di Collanti. E non è che c'è una sola lattina, eh? E soltanto qui ne troviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce ne saranno una decina. Pensate che questi qua, dato che sono dei solventi chimici, dei collanti chimici, cioè questi qua, quando ovviamente viene incendiato, è ovvio che produce un danno allucinante nell'ambiente, nell'atmosfera, cioè in quest'aria. Quindi qua ovviamente tutto quello che viene bruciato, quindi che produce diossina e tutto il resto, si deposita su queste coltivazioni. Qua per esempio in questo momento ci sono piante di fave. Ecco qua, vedi, calcinacci. Questi sono rifiuti speciali. Poi non solo troviamo cemento, mattoni e altro, bitume, ma troviamo anche l'amianto. L'amianto in questa forma qui è pericolosissimo perché è tutto frantumato. Basterebbe una sola fibra di questa cosa che, ecco, quando entra nei polmoni siamo praticamente fregati. Questi sono i tetti di asfalto dismessi. Questo qua incendiato è come se fosse una fornace eterna. Questa roba qui resta il fuoco anche per 15-20 giorni. Terra dei fuochi per chi? C'era questo fenomeno, c'è questo fenomeno di bruciare i rifiuti. Perché se io ho una strada dove piccoli padroncini hanno la possibilità di scaricare i rifiuti, però se questa strada si riempie di rifiuti, io non ho più lo spazio per scaricare. Però se assoldo gli ultimi degli ultimi, ad esempio extracomunitari a 5 euro, 10 euro al giorno, che devono stare là pronti con una tannica di benzina, passano, buttano la benzina, incendiano e se ne scappano, la combustione produce diossina, però brucia i rifiuti, quindi ne diminuisce la cubatura, no? Il volume. E quindi tu c'hai sempre lo spazio per scaricare. Piccole imprese che smaltiscono in maniera abusiva per evasione fiscale, per non registrare la produzione e quindi si liberano della produzione in nero. Quindi è un percorso di illegalità che genera illegalità. C'è un indotto al nero che funziona e che è funzionale poi alla grande industria nazionale, che ovviamente ha questa necessità di smaltire il rifiuto, che poi in pratica dalla propria produzione, dato che è una produzione a nero, non esiste, per cui non può essere conferito nelle discariche speciali, quindi va conferito nelle campagne e incendiato. Questo è il fenomeno del rogo, comunque nasce da un'esigenza dell'industria locale, comunque collegata al grande indotto nazionale. Organized crime plays a huge role in this story. The Camorra, one of the oldest and biggest criminal groups of Italy, runs and regulates illegal waste disposal, controls the territory and organizes burnings. These burnings, however, are just the visible aspect. The real issue is the burial of dangerous materials. Huge holes in the ground are filled with industrial waste of every kind. This has happened in Campania for more than 20 years. 400,000 trucks have crossed Italy from north to south, carrying more than 10 million tons of toxic waste. Everything began in the 1980s. Ci stanno due storie parallele. La prima storia è la storia di Camorra. Anche di intuizione del camorrista. E stiamo più o meno sugli anni 70, 74, 75, e tutto ruota intorno a una persona che si chiama Cipriano Chianese. Questo personaggio è un personaggio di una famiglia poverissima. Si iscrive all'università, si laurea, diventa avvocato, fa la pratica a Santa Maria della Capavetere e inizia a conoscere giudici magistrati, perché è un bravo avvocato. Però inizia anche a conoscere, a sapere, a capire, dice vabbè, ma io sono l'avvocato, ormai sono diventato esperto, perché è molto esperto in normative, eccetera, e inizia a interessarsi dei rifiuti. Cioè lui, alla soglia degli anni 80, 82, 83, inizia a mettere su una piccola azienda
che è un'azienda di smaltimento di rifiuti speciali. Certamente là nel piccolo comune ha degli agganci e gli fanno avere una buona frequentazione, un'amicizia molto stretta con Francesco Bidognetti, un pezzo da 90 dei casalesi, no? Di questa grande camurra atipica della camurra napoletana. È una camurra, cioè, organizzata proprio in direttori, è organizzata in cellule sul territorio, gestite, che fanno capo a un unico capo, diciamo. Quindi praticamente lui, questa avvocata, all'ombra di Bidognetti, inizia a percorrere con grande semplicità, ma una grande accelerazione, una serie di rapporti importanti. Quindi la piccola ditta SRL, che in origine doveva essere solo un qualcosa, diciamo una velleità per fare l'imprenditore, inizia a diventare una cosa importante. Però tu immagina, qual è l'elemento che mi può far caratterizzare e mi rende indispensabile alla comunità? Avere degli invasi. Quindi che fa questo? Inizia ad acquisire le terre, inizia ad acquisire le cave, inizia ad acquisire degli appezzamenti per poi trasformarli in invasi. Poi che succede? Succede un fatto vero. Nel 1994, a febbraio, nasce ufficialmente l'emergenza rifiuti. L'emergenza rifiuti presuppone uno stato di emergenza, quindi provvedimenti che bypassano quello che sono il quadro normativo nazionale. Quindi che succede? Succede che i camorristi, che parallelamente avevano diciamo organizzato questo sistema, che era un sistema insonno, entrano in campo. E lì entra l'industria pesante. Dice: scusate, voi avete questa crisi di rifiuti, avete tutti questi strumenti, noi abbiamo le industrie, abbiamo questo, sostanzialmente questa difficoltà a spendere tanti soldi per fare lo smaltimento dei rifiuti, scusa, facciamo un accordo. Riescono a industrializzare questi rifiuti tossici, cioè lo smaltimento, lo industrializzano. E decidono in quel momento di prendere quelle strutture in sonno e di contaminarle con l'esigenza reale dello smaltimento dei rifiuti. The story of Campania is first of all a story of betrayal. Streets are covered in rubbish, mountains of waste invade the cities. However, as it happens for toxic burnings, this is just the more visible problem and also a way to distract attention from what has actually happened. While everyone talks about the emergency regarding urban waste, hundreds of trucks pour tons of toxic industrial waste in the countryside, the birth of eco-mafia. The principal players in this are politicians, the Camorra, and the barons of heavy industry. Le ecomafie lì poi hanno strutturato un sistema, lo hanno organizzato, hanno sopperito alla mancanza di impianti per lo smaltimento industriale, hanno messo su un sistema fatto di connivenze, di operazioni, ma soprattutto di risoluzione di un problema di smaltimento di una parte del nord che si doveva liberare in maniera occulta di grossi quantitativi di scorie. Questo è stato l'inizio. Quando io per la prima volta vidi quei bidoni, ragazzo, insomma, io rimasi scioccato perché nella mia mente sottoterra si mettevano solo i semi per far nascere gli alberi. Non c'era altro da mettere sottoterra. Usciva fumo, ci si sentiva male, la lingua si gonfiava. Una situazione assolutamente inverosimile. Tutti scioccati. Beh, quello shock però è durato troppo tempo. Non spettava a noi capire cosa stava accadendo qui. Noi siamo stati accusati in certi momenti di dire: ma voi avete visto, perché non avete parlato? Che cosa abbiamo visto noi? Già nei primi anni 90 avevamo già intuito che c'era qualcosa che non andava. C'era qualcosa che non andava perché andavamo nelle campagne, trovavamo qualcosa, ecco, trovavamo questi, diciamo, queste polveri derivanti dal rifiuto delle acciaierie. E trovavamo qualcosa che non andava, che trovavamo anche di qualcosa, ecco, derivante dall'industria. Magari trovavamo i fusti di collanti sversati. E dicevamo: ma qua c'è qualcosa che non va.
Stiamo parlando di centinaia di migliaia di sostanze chimiche. Io parlo di un'autentica lapidazione che, se concentrati tutti in alcuni punti, in alcuni territori, è chiaro che non lasciano scampo. Da noi non c'è stato Fukushima, da noi non c'è stato Chernobyl. L'unica cosa che sappiamo per certo è che da noi c'è stato lo sversamento di rifiuti tossici. Noi siamo in guerra ormai da 20 anni. Il problema è capire con chi sei in guerra e come va combattuta questa guerra. More than 6,000 burnings in only 6 months. 110 dump sites financed with 148 million euros. 70 unauthorized dumpings. More than 2,558 potentially polluted sites. Campania is a territory under attack. The Italian state has issued, embarrassingly late, a mapping of vulnerable territories. The percentage of dangerous sites is said to be around 2%, but this figure is laughable. The true story is this. In Campania, for more than 25 years, soil, air and water have been absorbing carcinogenic substances. Dioxin, heavy metals, benzene, mercury, arsenic, a continuous attack. A real biocide in broad daylight. Noi stiamo calpestando i rifiuti industriali tossici. Qua sono 25 anni di sversamenti di rifiuti industriali tossici provenienti dalle industrie del nord. Qua c'è tanto di sostanze chimiche praticamente sversate e parliamo di uno sversamento accertato di 200.000 metri cubi. Questa qui in pratica era una cava dove veniva estratto il tufo. Tutte le cave presenti praticamente sul nostro territorio sono stati oggetto di questo tipo di sversamento, perché abbandonate, una volta che hanno dismesso il loro lavoro produttivo, cioè in pratica non sono state più utilizzate per estrarre tufo, sono diventate dei siti dove ovviamente era molto più semplice, molto più facile sversare. E nella maggior parte dei casi queste cave erano di proprietà di famiglie mafiose, camorristiche. Questa zona qui c'è facile accesso, cioè qua non è né praticamente chiusa, ma nemmeno un cartello che dice vietato oltrepassare, cioè il filo spinato, per dire. Non c'è né il filo spinato, né una recinzione, non c'è né un cartello che dice pericolo, niente, qua non c'è proprio nulla. Lo Stato cosa fa? Presenta questa mappatura becera, che non serve a nulla. Sembra un paradosso, ma questa cava non rientra in quelle mappature. Quelle aree hanno avuto un inquinamento della matrice acqua, la falda. Non c'è dubbio che alcuni contadini hanno dovuto abbandonare i loro campi perché non producevano. E quindi tu lì hai avuto una mancanza di produzione, ma non perché c'è stato un controllo, ma perché quel terreno ti ha dato la risposta che naturalmente ti dà: mi stai avvelenando, io mi fermo. Non solo gli invasi abusivi, lo sversamento abusivo di questi rifiuti pericolosi, non solo ha inquinato la terra. I contadini hanno prodotto, e i prodotti, diciamo, inquinati sono andati anche fuori Italia. Addirittura ci sono persone che hanno mangiato quei prodotti. E addirittura è avvenuto che quelle persone che hanno mangiato quei prodotti successivamente hanno avuto dei figli. E questi figli sono nati modificati. Cioè il famoso biocidio già è avvenuto, sta là, già è avvenuto. Facciamo finta di non vederlo, ma già ci sta là. Ci stanno generazioni intere di persone, il padre, il figlio del figlio, che hanno avuto dei guasti. C'è stato un trascurare, perché nessuno immaginava che siamo di fronte a uno tra gli scandali, ma anche tra delle cose più che non possono accadere in una democrazia moderna. The first warning signs of this environmental catastrophe with public participation was evident in the fruits of the land,
then in turn with the animals. The environmental and landscape capital that is typical of the Campania region is slowly disappearing. Apart from nature itself, by now devastated, it is agriculture and breeding that bear the brunt of it. An immense damage on a biological level. But this is also an economic disaster, damaging the image of breeders and rural enterprises. Quei contadini che sono custodi di un'antica arte, no? Chi semina una piantina si assume un rischio di impresa molto alto. È un atto di fiducia perché tu non sai se quella piantina ti darà o meno l'albero. E il contadino lo fa ogni volta, con la sua tradizione, l'amore per la sua terra. Dopo un anno di raccolto, lui ci passa col trattore sopra perché non ha il coraggio di portare quel materiale al mercato. Strage di una fetta importante di attività produttive che fortunatamente si devono riprendere e si riprenderanno. Delitto ambientale enorme. Io credo che in un paese avanzato come il nostro, aver concesso che un pezzo d'Europa fosse gestito per 20 anni dalla camorra, che ha gestito lo smaltimento dei rifiuti tossici, questa è una vera strage che riguarda l'Europa. Ho qui una lettera che è di qualche giorno fa. Oggetto: preavviso di risoluzione del contratto di fornitura del latte. Se rimaniamo soltanto sul prezzo del latte, che si è ridotto di almeno 20 centesimi, stiamo a perdite colossali di almeno 100 milioni di euro ai danni dell'agricoltura. La questione dei terre dei fuochi con la mozzarella di bufala è stata utilizzata essenzialmente strumentalmente. È stata utilizzata strumentalmente per dare un colpo economico agli allevamenti. E continuare con questa terra dei fuochi è semplicemente utilizzare la questione per imporre regole economiche da parte dei grossi caseifici agli allevatori. La Campania dispone della terra più fertile d'Europa. Questo noto dagli antichi romani, noi ci chiamavamo Campania Felix, e i prodotti agroalimentari della mia terra sono famosi e invidiati e noti in tutto il mondo, base della dieta mediterranea approvata e nota in tutto il mondo, dall'olio di oliva alla mozzarella di bufala ai pomodori. La Campania 20 anni fa aveva parole sconosciute come autismo, come Alzheimer, come infarti, cancro, diabete e ictus. Erano parole che nella mia regione, la patria della dieta mediterranea, erano malattie sostanzialmente sconosciute. Ormai i danni sono irreparabili, perciò, ad esempio, all'interno dei processi, che attualmente siamo alle battute iniziali di un processo, ci stanno gli effetti permanenti. Cioè l'accusa ha elaborato proprio questo termine, degli effetti permanenti. Cioè sono degli effetti che sicuramente, indipendentemente dagli anni che passeranno, saranno permanenti. E anzi, saranno sottoposti a delle modificazioni. Within the story of Campania, there is also the story of a mystery, a secret that has been hidden for years, and that for years was buried in the drawers and consciences of the Italian Parliament. Carmine Schiavone, a supergrass from the Casalesi Camorra clan, told the Parliamentary Committee of Inquiry on Waste everything about what was happening in Campania. He named names and places. He said, in 20 years, everyone there will be dead. This was 1997. His words were covered under the Official Secrets Act and have been kept hidden until today. 20 years ago, the Italian government already knew everything. Carmine Schiavone, anche nella commissione, dà dei particolari molto inquietanti dopo 20 anni che si scopre che lui aveva fatto questi racconti. A parte che lui dà tutti gli elenchi di tutti i mezzi che trasportano i rifiuti. Da che tipo di camion erano, che colore era questo camion, chi lo guidava, i numeri di targa, i numeri di telaio, perché lui stava proprio alla contabilità del clan. Quindi lui aveva i registri,
questo entra, questo scarica. Cioè c'era proprio una cosa scientifica a nero e lui c'aveva tutti i camion, perché poi dovevano fare i conteggi per i soldi, per avere e dare. Poi lui indica le zone, indica la profondità. Queste carte restano con il segreto, passano 20 anni, è stato rimosso tutto. Leggendo le dichiarazioni di quella persona che io non nomino, non c'è niente di che non si sapesse già. Qui l'altro aspetto grave è stata quella tecnica del cloroformio, che pezzi di Stato, di istituzioni, hanno voluto nascondere. Perché? Ma è una ferita che io mi porto dentro. I segreti di Stato sulle dichiarazioni di chi ha messo il veleno sottoterra. Io non me lo spiego ancora. Quando a un certo punto, mi ricordo, nell'estate scorsa è arrivata qui la Commissione Ambiente del Senato e ha detto: sono venuto qui a capire cosa sta accadendo in Campania. Noi ci siamo sentiti incazzati, siamo indignati, perché gli abbiamo presentato due atti del Senato che risalivano al 97 e al 98. Quindi evitateci questa presa in giro, evitateci questa cosa, siamo venuti qua a vedere cosa accadeva, cosa è accaduto. Voi sapete già tutto. Qualche giorno fa un fratello di 41 anni, sposato con bambini piccoli, è andato con il signore, tumore. Oggi a Carinaro una ragazza di 22 anni è morta di tumore, domani funerali, morta di tumore. Nelle nostre famiglie non c'è una famiglia che non ha almeno uno o due ammalati di tumore. Io ho detto ai nostri signori che ci governano: io non sono uno scienziato, sono un prete, e io non do la diagnosi, io vi porto il sintomo, io raccolgo il dolore della gente. Io vi porto i fatti, vi porto i nomi, i cognomi, l'età delle persone. Io dovrei ringraziare i roghi tossici, perché l'interramento noi non lo vedevamo, cioè si sapeva, si scriveva, si leggeva, però tu non li vedevi, non è che, sai, quando la cosa è lontana da te, no? Tu non vieni ad esserne stimolato in un modo così forte. I roghi invece no. I roghi bruciavano a tutte le ore del giorno. Un giorno, una notte, era il giugno del 2012, ricordo perfettamente, è entrato nelle case un fetore enorme. Io sentivo i miei vicini chiudere le finestre, io stesso mi sono alzato, ho chiuso la finestra, ormai il fetore aveva già invaso la casa. Mi sono ritrovato in piedi davanti al crocifisso con una rabbia in corpo e ho detto: Signore, ma che mi stai chiedendo? Don Maurizio Parricelli, in tempi non sospetti, ha iniziato a fare questa battaglia. Cioè lui è riuscito ad entrare e a colpire quello che è la coscienza delle persone. Ha parlato come un vero pastore. Tra l'altro lui sta a Caivano, c'è una chiesa all'interno del Parco Verde, un parco, diciamo, abitato da persone molto povere, persone anche che hanno delle storie giudiziarie pesanti, ma anche ha visto concretamente, ha constatato mamme che perdono i bambini. Ma è logico che ti viene, tu come uomo di chiesa, che ti viene da stare là sulle barricate, però inizi a dire: vabbè, ma è la mia vita, cioè perché devo rispettare queste regole, queste leggi che mi hanno tutelato e mi hanno portato via i miei affetti? Quindi Don Parricello in questo contesto è riuscito a temperare, è riuscito a organizzare, è riuscito a aprire la strada del dialogo. Dato che lui è quello che celebra matrimoni e funerali, un giorno si scoccia e dice: ma qua faccio tanti di quei funerali, cosa sta accadendo? E ci ritroviamo tutti da Padre Maurizio. Abbiamo messo insieme tutti i comitati che stavano sul territorio, però erano così, così
diciamo, disgregati, che non avevano forza. Abbiamo creato questo coordinamento, abbiamo creato i tavoli tecnici di avvocati, di medici, perché ho capito che da solo non avrei fatto niente. Io sono un prete, posso fare un po' di informazione, qualche cosa, ma ci vogliono i tecnici. È iniziato questo percorso dove oggi il coordinamento Comitati Fuochi coordina 70 associazioni presenti sul territorio della Napoli e provincia e Caserta e provincia. Noi vogliamo un riconoscimento di quello che accade qui, che è ben diverso, cioè, dal risarcimento in denaro. Noi vogliamo che venga riconosciuta questa situazione, questo stato di cose, che lo Stato italiano si ostina ancora a non, diciamo, riconoscere in una maniera chiara. Allora, grazie a Padre Maurizio che come sempre ci ospita. E come sapete, nell'ambito delle attività del coordinamento Comitati Fuochi, una di queste sono le attività in ambito del gruppo legale, l'azione di cui parleremo oggi e di cui stiamo dando informativa sui territori con vari incontri, questo è uno di quelli, per quanto riguarda i ricorsi alla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo. E Valentina... Gente che ha iniziato a dire, mo vediamo che sta succedendo. Facendo un'ammissione di colpa, ci siamo svegliati troppo tardi. Quello è stato il momento in cui si è legato il protestare sociale in maniera diversa. La gente è diventata esperta, è iniziata a informarsi. I medici hanno iniziato ad lanciare qualche allarme. Ci sono dei medici che hanno iniziato a dire aspettate un attimo, qui ci dobbiamo far carico di aver sottovalutato il problema per anni. È vero che lì ci si ammala, perché le matrici ambientali ti hanno reso più debole. Questo vuol dire che è un pericolo, siamo tutti in pericolo? Manco per niente, io resisto e abito lì. Quello che ci fa più male, quello per cui abbiamo deciso di metterci la faccia e di accettare anche le critiche scientifiche, appunto, su chi nega e chi dice che in realtà non c'è nulla di particolare. Noi ci mettiamo la faccia e urliamo a tutto il mondo, perché da noi non è possibile che riceviamo richieste di aiuto da persone di 20 anni per il cancro. Cioè, siamo l'unico istituto europeo in Europa per adulti e non per bambini che ha sentito il dovere di aprire una ludoteca, ma non perché ricoveriamo bambini, ma perché abbiamo pazienti così giovani, con figli piccoli che vengono a fare chemioterapie. È palesemente un problema contro natura, legato ad un inquinamento ambientale contro natura. Qualunque bambino nasce oggi nella mia regione, rispetto a tutti gli altri bambini che nascono o nelle regioni più povere o nelle regioni più ricche, sa di avere un'aspettativa di vita media inferiore almeno di 2 anni secchi rispetto a tutti gli altri bambini che nascono in Italia. Poi è arrivato un periodo che di sera alle 2 di notte si sentivano queste puzze, una puzza di ossa bruciate, di plastiche, di gomme, e non si comprendeva bene il motivo. Poi Antonio si è ammalato, è iniziato tutto il percorso di Genova e al rientro, quando io poi scopro che è scoppiato il boom della Terra dei Fuochi. Tra risonanze, esami, RX, elettrocardiogramma, io parlavo con i medici, non capivo, signora è un tumore, forse lei non se ne è resa conto, signora è un tumore, forse lei non se ne è resa conto, ma io non... Era impossibile, allucinante, cioè, lungi da me da pensare un tumore in testa a mia figlia. L'alimentazione è quella, quando tu da una bimba che allatta, che poi ha allattato da me, e quindi chissà io che cosa io gli ho potuto dare, e poi la svezzi con il brodo. Zucchine, carote, patate. E all'epoca che, non lo so, si era all'oscuro di tutto, quindi tu ci hai dato veleno, posso dire. In order to understand what is happening in the land of fires, we have to count. Count the people who died from cancer. Count the decimated families. This is the story of an Italian epidemic, a shocking plague clearly shown by medical records. In Campania, the risk of lung cancer is 30% higher than the national average, and the average mortality risk is 9% higher for men and 12% higher for women.
congenital abnormalities have increased by 83%. But the real massacre concerns children. They die at 2, 6, 12 years old, and in Naples, pediatric cancer institute beds are never empty. Mi chiamo Marzia Cacciopoli, sono mamma di Antonio De Michele, un bambino di 9 anni e mezzo finito per un glioblastoma multifocale. La nostra esperienza è iniziata a Brindisi quando partimmo per le vacanze. Antonio ebbe un'emiparesi laterale, un rallentamento motorio. Da lì iniziarono le indagini e ci fecero rientrare a Napoli. Dopo un mese di ricovero, questo famoso neurologo ci indirizza di andare al Gaslini. Partiamo per il Gaslini e lì da una biopsia si rileva che Antonio è affetto da glioblastoma di quarto stadio, cranio spinale, in uno stato molto avanzato, però poi il glioblastoma purtroppo non lascia scampo. La prima cosa che mi fu detta a Genova, quando rilevarono la biopsia, da dove venissi, se nelle zone dove abitavo ci fossero delle industrie, delle centrali elettriche. Il glioblastoma è altamente prolifero in Giappone. In Giappone ci si ammala di glioblastoma per ovvi motivi di Hiroshima, radioattività, ed è una patologia principalmente che viene alle persone dai 50 ai 70 anni, quando nell'arco della vita magari hanno potuto assumere e ricevere nel proprio organismo i metalli pesanti. Mai a pensare che su un bambino di 9 anni fosse... potesse comparire tale patologia. La mia convinzione che sia legato all'ambiente è dovuta al fatto che ad Acerra ce ne sono 4. Le statistiche in media dicono 1 ogni 100.000. Ad Acerra siamo 56.000 abitanti, ce ne sono 4 bambini. Mia figlia che aveva i suoi 2 anni, 2 anni e mezzo, ma io ho visto anche bimbi piccoli, bimbi appena nati. Diciamo che io ho affrontato la lotta insieme a mia figlia senza fare domande, perché in realtà io pensavo, cioè io mi facevo una colpa di dove avessi sbagliato, in che cosa non ero stata attenta e diciamo le mille domande che uno si pone. Poi purtroppo notavo che nell'ospedale, diciamo, nessuna mamma veniva dal nord, se non tutte le mamme nei paesi adiacenti, cioè con l'accento nostro, quindi io chiedevo di dove fosse e mi rispondevano cioè sempre nelle zone dintorne al mio paesino, diciamo. Quello che ha fatto la malattia negli ultimi 20 giorni non l'ha fatto in 4 anni, perché in 20 giorni ho visto mia figlia mal di testa, girava la testa, non riusciva a tenersi tanto in piedi, non camminava più, incominciò a fare pipì e cacca sotto, non vedeva più, non si muoveva più e se n'è andata. 20 giorni. Quindi nel momento in cui mi resi conto che stavamo ormai agli sgoccioli, l'unica cosa che mi è venuta da fare è quella di prenderla in braccio. Nel momento in cui l'ho presa in braccio, i suoi battiti sono calati, e ho staccato i fili, ho detto me ne voglio andare a casa. Le ho sussurrato nell'orecchio che la portava a casa e l'ho presa in braccio e me ne sono andata. Ed è morta strada facendo praticamente, quasi sotto casa. Quello che colpisce di più, sia dei loro racconti che di quello che stiamo raccogliendo, non è soltanto il numero,
ma la specifica comparsa di tumori molto aggressivi che oltretutto una volta erano molto rari e soprattutto non tipici di quella fascia di età. È chiaro che lascia ampiamente indurre la supposizione, ma il fondato sospetto, che ci sia una correlazione diretta tra la comparsa di questi tumori molto rari e molto aggressivi e caratteristiche locali, è accaduto soltanto in Campania. La cosa bella che in tutto questo dramma, in questa tragedia che vivono queste donne, anche lì c'è una forma di ribellione, anche lì c'è una forma di non accettare questa condizione, anche lì c'è un'indignazione forte, anche lì c'è la non rassegnazione. La cosa bella è che queste donne non si sono rassegnate. Ma quando perdi un figlio, io penso che una mamma per un figlio caccia un coraggio che è proprio nelle viscere, capisci? È qualcosa di naturale, un istinto naturale, no? La difesa del bambino. Siccome non abbiamo potuto difendere i nostri figli da questo disastro ambientale, li difendiamo almeno la loro memoria. Io mi batterò insieme alle altre mamme affinché i nostri figli vengano riconosciuti come vittime del disastro ambientale. Abbiamo fatto del nostro dolore la nostra forza e quindi ci siamo riunite tutte noi mamme che è stato un bene, veramente sono come mie sorelle, perché diciamo che se facciamo un sorriso a noi ci accomuna il dolore, quindi nessuno ci può giudicare perché viviamo la stessa realtà. È scattata una sorta di rabbia in noi, voglio dire, perché avendo conosciuto la sofferenza, conosciamo benissimo quegli attimi di attesa dalle sale operatorie, fuori da una TAC, da una risonanza. Per cui conosciamo benissimo cosa significa ritrovarsi in queste situazioni, con queste emozioni forti. E quindi il nostro pensiero è quello di non farlo provare a nessuno. Se non altro, voglio dire, cercare di salvare questi bambini o comunque la nostra terra, perché è nostra. Devo lottare, lo faccio. Lo devo fare come mio dovere di mamma e di cittadino. Io sono ottimista, sì. Devo vincere. Per Tonia. Mi viene questa idea, proprio una mattina mentre stavo pregando così, di mandare queste cartoline. Infatti mi alzo e subito scrivo su Facebook: ragazzi, che cosa ne pensate? Mi è venuta questa idea, insomma. Abbiamo fotografato 11 mamme che hanno accettato di farlo, una foto molto tenera con la foto del bambino morto tra le braccia nella cameretta del bambino. Abbiamo fatto stampare 150.000 cartoline, per metà le abbiamo date al Papa, per metà al Presidente della Repubblica. Quando è morta Tonia, io... Il giorno dopo è uscito l'articolo di Padre Maurizio che l'ennesima morte ad Acerra di una bambina di nome Tonia. Io l'ho ringraziato come messaggio privato su Facebook e lui mi scrisse che stavano pensando di fare queste cartoline. L'immagine, nelle camerette con l'immagine dei bambini, io gli risposi solo: dimmi solo dove, come e quando. Ci siamo riunite, ne siamo 14 che hanno deciso di mettere la faccia in questa lotta, mentre ce ne sono alle spalle, guarda, talmente tante da far rabbrividire.
e abbiamo fatto una denuncia vera e propria, perché cioè basta tacere. Sono finite nel giro di una settimana. Sono venute le parrocchie, i circoli culturali, le scolaresche, i partiti politici, ma guarda, proprio famiglie, a prendere queste cartoline e a mandarle. Loro dovevano solamente affrancarle e poi scrivere quello che volevano al Presidente o al Papa. Il nostro grido non è tanto un grido di dolore, ma è un grido di far conoscere al mondo, non all'Italia, al mondo effettivamente quella che è la vera realtà, quello che c'è veramente, quello che stanno distruggendo, perché qua stanno morendo i bambini sono il futuro, non avremo più nulla. What happens when everything around you is nothing but destroyed land, poisoned animals, countless deaths? What happens if a criminal, cowardly past gives birth to a present dominated by fear and doubts? Campania is a broken place. It has at the same time been betrayed by the state, an atrocious experiment carried out by the Camorra and irreparably damaged. It is an unknown future. But what happens if an entire population rises up to say no more? C'è stata una rottura seria a questo modo, diciamo, questo atteggiamento del campano, del napoletano, di fare come le tre scimmiette, non vedo, non sento e giro la faccia all'altra parte. C'è stata questa rottura, perché purtroppo quando ti iniziano a morire i parenti le neoplasie diventano quasi come se fosse un'influenza, cioè si diffonde quasi come se fosse un'influenza stagionale, quindi inizi ad avere una presa di coscienza, un soprassalto, eccetera. Sicuramente, fatto positivo, che le popolazioni si sono organizzate in comitati, che i comitati hanno creato dei presidi sul territorio, che ogni comune, ogni zona, ogni territorio si mobilita. Sono contento oggi che la Terra dei Fuochi sia diventata un patrimonio di tutti. Sono contento che le cose che abbiamo detto 20 anni fa, assolutamente poco percepite, oggi sembrano un patrimonio di tutti. Questo forse è stato il lavoro più oscuro ma più bello. Letto adesso, comunque ce l'abbiamo fatta. Oggi ognuno di noi ha delle conoscenze. Ognuno di noi sa delle cose. Allora mettiamo giù tutte queste ricchezze, tutte queste cose che fanno parte del nostro patrimonio di attivisti, e cerchiamo di mantenere alta l'attenzione mediatica, non solo, ma anche cerchiamo di far crescere la consapevolezza nelle persone. Quindi perciò non ci fermeremo, perché noi non ci vogliamo far rubare più la nostra vita. Dobbiamo tenerci stretta la nostra terra, non dobbiamo andare via, non dobbiamo scappare. Le risorse qui siamo noi, siamo l'energia vitale per far rivivere questa terra. Siamo figli di questa terra e dobbiamo stare qui. Ecco perché non ci fermeremo, non ci fermerà nessuno. Non so quali saranno le prossime azioni che faremo come attivisti, come comitati, ma sicuramente non saremo più zitti, sicuramente non chineremo più il capo. Dovranno stare attenti adesso. On November the 16th, 2013, Naples was invaded by an enormous parade crossing the city in the rain. For the first time after 20 years of lies and poison,
the citizens of the land of fires have come together to say stop to the biocide. Everyone was there, associations, committees, but also mothers, artists, doctors, researchers, and students, over 120,000 people. This is also the story of a revolution, a flooding river that has burst its banks and is asking for truth and justice. Noi siamo riusciti a coagulare un tessuto, un qualcosa che era inimmaginabile fino a qualche mese fa. Noi siamo quelli della protesta, siamo quelli della marcia delle 120.000 persone a Napoli. Noi siamo quelli del fiume in piena. Continueremo.